Cari amici di Pronto e Servito, bentornati. Io sono Angelo e oggi prepareremo una ricetta particolare, ovvero realizzeremo una torta con kaki e cioccolato. Seguite questa ricetta passo passo e otterrete una torta soffice, profumatissima e golosa. Ma adesso allacciate i grembiuli che iniziamo. Come prima cosa ci occorrerà la polpa di due kaki, che dovrebbero corrispondere a circa 300 grammi. Una volta estratta la polpa, la frulliamo, insieme a 20 grammi di cacao amaro. La purea appena ottenuta la mettiamo da parte, ci servirà dopo. Ora in una terrina aggiungiamo 2 uova e 120 g di zucchero e li lavoriamo con le fruste elettriche fino ad ottenere un composto spumoso e chiaro. Quando le uova con lo zucchero si saranno montate, possiamo aggiungere a poco a filo 110 ml di olio di semi, continuando a lavorare il composto con le fruste. A questo punto possiamo aggiungere la polpa di kaki con il cacao e continuiamo a lavorare il composto. Ora possiamo aggiungere le polveri, quindi inseriamo 200 g di farina 00 e una bustina di lievito per dolci e terminiamo di lavorare il composto. E adesso il nostro impasto è pronto, lo trasferiamo in uno stampo per torte già unto. E adesso siamo pronti per infornare con un forno statico a 180 gradi per circa 40 minuti, ma vale sempre la regola dello stecchino. Appena sfornata la lasciamo raffreddare completamente. E poi prepariamo una glassa all'acqua, aggiungendo qualche cucchiaio di acqua in un po' di zucchero a velo. E a questo punto glassiamo la nostra torta. E adesso la nostra torta con kaki e cioccolato è pronta per essere gustata. Pronto? È servito!